Ciao, un nuovo giorno di illuminazione. Quali sono i tuoi segni oggi? È il giorno perfetto per lavorare e trascorrere del tempo con amore? Guarda il video per scoprirlo. Oggi è martedì 8 giugno 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Martedì da archiviare celermente. Martedì da archiviare, a suggerirvelo la luna abbarbicata a Urano all'opposizione e Saturno che lancia una bieca quadratura sia alla suddetta coppia che a voi. Naturale che vi siate svegliati con un diavolo per capello e se la capigliatura non c'è i diavoletti più vi ritroverete attaccati ai peli della barba o dei baffi. La vostra dolce metà, più aspra di un limone, vi ha mandati a dormire nervosi e dopo una notte insonne a scalciare nel letto vi svegliate di pessimo umore. Metteteci anche i malumori con i suoceri, le beghe coi vicini e quella tremenda stanchezza che vi coglie ogni martedì alla prospettiva di iniziare la settimana e traete le vostre conclusioni. Nulla da fare nemmeno con una trattativa, sembrava prossima ad andare in porto e invece tutto sfumato per colpa di una parola sbagliata. Ma dagli errori si impara, di certo non lo ripeterete un'altra volta. Il proprio ambiente domestico e familiare, tutto ciò che segue o precede è riferito unicamente ad esso. Possibilità di realizzare progetti per la vita a due, convivenze e matrimoni favoriti. Nei casi negativi, ostacoli e difficoltà derivanti dalla propria famiglia. Fiducia e apprezzamento del prossimo vanno conquistati, dimostrate di saper realizzare qualcosa di speciale se davvero volete conquistarvi l'ammirazione e il consenso. Il vostro trucco e il vostro profumo sia espressione della vostra personalità, meglio se collaborerà a rendervi misteriosi e magnetici. Se non avete le idee molto chiare su cosa scegliere rivolgetevi a una profumeria di fiducia per chiederne consiglio. Per chi ama in clandestinità è un giorno davvero difficile, dall'altra parte c'è silenzio e per voi tutto questo è incomprensibile e vi darà sofferenza. Se state pensando di cambiare cellulare o il tablet o il televisore, prendetevi il tempo giusto e rinviate, potreste avere a giorni occasioni irripetibili di cui approfittare. Non è ragionando con il cuore che potrete tornare agli antichi splendori di un'amicizia particolare con qualcuno che vi interessa e che presto incontrerete. Ragionate con la testa. Fai piccoli sacrifici per mantenere un'atmosfera tranquilla in famiglia. Mercurio oggi favorisce i rapporti tra colleghi e amici di gruppo o di associazione, ottime prospettive per stringere rapporti più articolati e profondi. Ma non lasciatevi condizionare da simpatie e antipatie. L'equilibrio interiore non sarà stabile. Nervosismo. Scarica le energie in eccesso facendo della ginnastica. È opportuno correggere il vostro stile di vita, non disdegnate i consigli che vi sono stati dati. Se avete problemi di dieta alimentare consultate uno specialista al problema senza tentare esperimenti che potrebbero rivelarsi dannosi. Cautela nelle spese, ricordatevi di vivere in armonia con le vostre possibilità. Evitate di fare le maggiori transazioni, se i vostri soldi o il vostro cuore sono preoccupati. In arrivo piccole nubi in amore. Qualcuno sta cercando di mettersi in contatto con voi ad un livello più profondo, ma voi forse avete chiuso quella porta troppo presto ed ora è più difficile riaprirla. Costellazione dei transiti per voi decisamente benefica voluta da diversi pianeti che sono disposti in angolo super armonico per il vostro segno. Venere, Giove, Nettuno, Marte, in primo luogo occupano due segni a voi molto congeniali, i Pesci e il Cancro e vi aiutano nel quotidiano con gli apporti di una intuizione di primo ordine, di cui vi servite in maniera disinvolta, riuscendo a percepire molto prima degli altri quello che sta accadendo attorno a voi. In famiglia, invece questi pianeti, nei segni suddetti legati alla sfera, sensibile, femminile e ricettiva della personalità, vi danno la capacità di proteggere chi si trova in condizioni di svantaggio o è temporaneamente affaticato. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, riprenderete in mano la vostra vita e l'entusiasmo che di solito vi contraddistingue, perché Venere non è più contraria. Marte e Mercurio portano soluzioni nella sfera lavorativa. Portate avanti le vostre idee ma occhio all'aspetto economico, avete avuto troppe spese ultimamente. Cari scorpioncini, sono buone queste stelle per l'amore e per i nuovi incontri. Tutte le difficoltà dell'ultimo periodo si possono superare ma non siate permalosi.
sul lavoro potrete superare qualsiasi ostacolo. Alternerete qualche momento di grande euforia, a qualcun altro di nostalgia. State ovviamente affrontando un periodo cruciale per la vostra maturità, per questo non sapete bene se essere o meno felici. In generale, sarebbe sempre meglio essere positivi nei confronti di quello che verrà, anche se questo dovesse stravolgere completamente il vostro modo di vivere. Vedrete che la capacità di adattamento farà il suo lavoro. Dies horribilis, direbbe Cicerone guardando le effemeridi del giorno, con la luna opposta al vostro segno insieme a Urano e Saturno in acquario in quadratura a tutti quanti. Chiaro il messaggio, tensioni in coppia, malumori in famiglia, ma anche con voi stessi il rapporto non sembra certo idilliaco. Amore ed Eros, ai ferri corti col partner e non certo perché la vostra intesa sentimentale ed erotica sia la frutta, tutt'altro. Il raggio rosa di Venere e quello rosso di Marte vi vorrebbero abbarbicati nell'ettone, ma con genitori e suoceri sempre tra i piedi, peggio ancora se per ragioni economiche ora vivete a casa loro, la situazione si fa di giorno in giorno più urticante e oggi addirittura esplosiva. Siete come rinati. State vivendo una nuova fase quasi insperata. Le stelle vi stanno regalando una vivace intraprendenza e voglia di mettervi in gioco. Sensazioni che da tempo non provavate. Momento sì per i sentimenti, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 23 al 26 di ottobre. Sappiate venire incontro alle esigenze di chi vi ama e potreste visualizzarvi romanticamente in questa bella giornata di inizio estate come due classici due cuori e una capanna. Venere spiana i vostri passi. Lavoro e denaro, se nel weekend ve la siete spassati al mare o in trekking, ora le pulizie che avete trascurato vi tocca sobbarcarvele stasera, mentre l'amato bene mugugna, smanioso di uscire. Tutto problematico oggi, una trattativa che sembrava addirittura d'arrivo e invece salta all'improvviso, il lavoro improprio che a differenza degli altri non decolla o quel posto vacante nel vostro staff che vi obbliga a sobbarcarvi turni straordinari in attesa che arrivi un nuovo membro, molto improbabile, visti i tagli del personale. L'organizzazione ha sempre rappresentato un vostro punto di forza. Ci sono buonissime probabilità di riuscire a fare tutto secondo i tempi già stabiliti. Non dovete avere preoccupazioni di sorta. Una buona occasione per investire il vostro denaro occupa oggi i vostri pensieri. Giove vi apre possibilità interessanti di acquisto, affitto o vendita di case di abitazione, che potranno rivelarsi per voi molto convenienti sul piano economico e in generale anche esistenziale. Benessere, mal di schiena, di gola, di testa, nervi tesi come una molla, sguardo temporalesco. Il vostro ritratto dice già tutto, se poteste restarvene a dormire fino a mezzogiorno forse nel pomeriggio diverreste più trattabili. E invece, vi tocca sgobbare. Lasciata alle spalle una parentesi noiosa e particolarmente fastidiosa, tanto da tenervi bloccati, correte ad iscrivervi in palestra. Adorate fare sport, ma vi piace praticarlo in compagnia, non a casa. Per lei, nervose e con buone ragioni per esserlo, quella smorfiosa che suona ogni due per tre alla vostra porta chiedendovi in prestito il sale, lo zucchero, il caffè, sta pensando a un altro genere di prestito, vostro marito. Per lui, resa dei conti in amore, prima di insistere e farvi male pensateci su. Colore delle emozioni, viola. Barometro dell'umore, temporalesco. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 4. Finanze, 8. Benessere, 5. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.